Sì, grazie Presidente. Quest'ordine del giorno che è stato scritto a più mani con l'assessore della città in movimento, i tecnici di Roma Servizio Mobilità e gli altri colleghi, e è un atto di indirizzo sicuramente importante, ma diciamo così, qualora fosse votato favorevolmente dall'Aula, è anche pronto una direttiva dell'assessore per rendere il dispositivo, diciamo così, ancora più cogente. E proprio per l'importanza che questo atto ricopre nel dispositivo, nell'impegno, l'ordine del giorno, andiamo al primo punto a avviare almeno per un anno la gratuità dell'applicazione ChiamaTaxi 060609. Nel secondo punto si chiede a Roma Servizi per la Mobilità, in accordo col Dipartimento ovviamente, di sviluppare ulteriori aggiornamenti dell'applicazione, così da contenere all'interno della stessa anche degli applicativi, dei servizi ulteriori che possono essere utili al tassista. E poi chiaramente un altro aspetto importante, non banale, dovrà essere rivisto il contratto di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità. Tra l'altro è stato un successo di questa amministrazione aver portato il contratto di servizio dalla durata annuale a quella triennale. Chiaramente dovrà essere anche rivisto alcuni aspetti legati ovviamente alla gestione in capo a Roma Servizi per la Mobilità di questo applicativo, che chiaramente comporta l'utilizzo di determinate risorse umane ed economiche. E poi l'ultimo punto, anche quello di avviare una adeguata campagna informativa per promuovere e diffondere questa applicazione, e anche diciamo, soprattutto senza che ci siano, diciamo così, interferenze da parte di altre realtà sull'utilizzo della stessa. Quindi ecco, un ordine del giorno significativo che mi auguro venga votato favorevolmente dall'Aula e che appunto mira ancora di più a promuovere e a sostenere la diffusione di questa applicazione ChiamaTaxi 060609, che è utile sia per i tassisti ma anche per l'utenza, perché è un'applicazione di Roma Capitale, quindi diciamo così, con delle garanzie pubbliche. Ci mancherebbe, ben venga il privato e le tante start-up che ci sono nel settore, ma secondo me è opportuna anche una presenza di un operatore pubblico, e chiaramente aiuta anche l'utente ad avvicinare l'utente al mondo del taxi, a risparmiare, perché chiaramente chiamando con un'applicazione il taxi arriva esattamente nel momento e nel luogo in cui si è chiamato, e così via. Tanti altri vantaggi, ripeto, sia per l'utente che per chi conduce il veicolo. Grazie.